l'Industry 4.0 ha aperto nuove frontiere nel mondo delle tecnologie, che permettono alle aziende di soddisfare la richiesta di personalizzazione che viene dal mercato. Livello di servizio, lead time e qualità della delivery, time to market e agilità organizzativa sono solo alcuni dei principali elementi che l'azienda deve considerare nella sua strategia, per meglio valutare quali siano le tecnologie abilitanti da implementare nella propria organizzazione. Ma quali sono queste tecnologie? Strategica per l'impresa è prima di tutto l'analisi dei big data, che consente di comprendere meglio come governare qualsiasi processo organizzativo, migliorando la customer experience e l'efficacia dell'organizzazione. Estrapolare, analizzare e mettere in relazione una grande quantità di dati eterogenei, trasformandoli in informazioni per scoprire i legami tra fenomeni diversi e prevedere scenari futuri. È questo l'obiettivo dell'analisi dei big data, fondata su quattro fattori: volume, velocità, variabilità, valore. Si imposta, infatti, su una grande mole di dati, la cui raccolta e elaborazione deve essere in real time o particolarmente rapida. Deve riguardare qualsiasi dato aziendale proveniente da fonti interne o esterne all'azienda e deve creare un valore economico importante per l'azienda. Direttamente collegata ai big data è l'intelligenza artificiale. Parliamo di uno specifico sviluppo dell'informatica che si basa su una procedura di calcolo, definita algoritmo, scritta all'interno di un software elaborato da un computer. Gli algoritmi sono in grado di imitare fedelmente i ragionamenti impiegati dagli esseri umani per risolvere giochi o problemi, realizzare deduzioni logiche, come il riconoscimento facciale, costruire cluster di fenomeni e realizzare specifiche attività in piena autonomia. Tre sono i principali filoni di sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'artificial intelligence, la macchina, cerca di imparare passo dopo passo con la necessità di essere supervisionata da una persona. Il machine learning, che analizza un grande set di dati nel quale si conoscono le variabili in ingresso e i risultati di uscita, e si cerca di capire quale sia la relazione che li lega, il cosiddetto hidden layer. Il deep learning, la modalità che cerca di replicare il comportamento dei nostri neuroni, nel quale tra input e output ci sono diversi livelli, o hidden layers, da trovare e codificare. All'interno del primo dei tre filoni di sviluppo dell'intelligenza artificiale rientrano i cobot. Con il termine cobot viene evidenziata l'unione di due termini, robot e collaborative, e si fa riferimento a quei robot antropomorfi che vengono impiegati nella produzione a stretto contatto con l'operatore, collaborando nelle lavorazioni. Il cobot è un'apparecchiatura artificiale che compie determinate azioni in base ai comandi che gli vengono dati, sia in base ad una supervisione diretta dell'uomo, sia autonomamente, basandosi su linee guida generali, magari usando processi di intelligenza artificiale. Questi compiti dovrebbero essere eseguiti al fine di supportare l'uomo, come ad esempio nella fabbricazione, costruzione, manipolazione di materiali pesanti, pericolosi, in ambienti proibitivi, non compatibili con la conduzione umana, o semplicemente per liberare l'uomo da impegni ripetitivi e dedicarlo ad attività a maggiore valore aggiunto. I cobot sono costruiti con diversi assi di rotazione per poter simulare completamente il movimento del braccio umano. Molto interessante, con grandi potenzialità di applicazione, è anche il filone delle simulazioni, che permettono di riprodurre fedelmente i comportamenti che avvengono nella realtà tramite un modello virtuale definito Cyber Physical System. L'Internet delle cose ha permesso di collegare qualsiasi oggetto dentro e fuori l'azienda, garantendo delle simulazioni più precise e in linea con la realtà, potendo raccogliere ed analizzare in tempo reale qualsiasi fenomeno industriale, di mercato e ambientale. I vantaggi della simulazione? La possibilità di realizzare prove ed esperimenti in modalità virtuale di sistemi reali, comprendere correttamente e velocemente i problemi di processo, applicare la metodologia della simulazione nello sviluppo prodotto e nel processo produttivo con risparmio di tempi e costi aziendali, avere modelli virtuali facilmente aggiornabili senza essere costretti a realizzare prove reali. Ognuna di queste tecnologie può garantire alle organizzazioni grandi margini di miglioramento. Ma attenzione, vanno implementate sempre su flussi corretti, processi efficienti e ben disegnati.
Il rischio è di automatizzare lo spreco e l'inefficienza, senza sfruttarne appieno le potenzialità.